Buongiorno a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo e velocissimo video. Sono qui perché nella patch appena rilasciata, la 12.61 in questione, sono state scoperte alcune curiosità molto molto interessanti. Partendo subito dalla tempesta, ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma i cerchi della tempesta hanno qualcosa che non torna, ragazzi. Non so se avete già fatto una partita o vi è capitato anche a voi. Io ho provato a startare una partita così nei server privati da solo e ho notato questa cosa, che alla prima save si attivava dopo pochi secondi, ma era con un cerchio enorme, molto molto più grosso della mappa, e diciamo non tutta la mappa rientrava in questo cerchio, in questa save. Quindi dopo altrettanti pochi secondi, quindi dopo un minuto in totale, si andava già a chiudere completamente il primo cerchio e alcune location rimanevano addirittura fuori dalla safe. Poi, dopodiché, si apriva, diciamo, si generava il cerchio come prima della patch di oggi, cioè si verificava il cerchio all'interno della mappa e incominciava a stringersi la tempesta. Ecco, questa cosa all'inizio è stata pensata come un bug, e quindi una cosa involontaria generata da Epic Games, ma in secondo luogo si è pensato che potrebbe c'entrare con la patch, con l'evento. Ok, ragazzi, perché secondo la storyline Mida sta cercando di controllare il cerchio della tempesta, controllare le tempeste per generare energia, immagazzinarla appunto nel Doomsday, che adesso andiamo a vedere e poi ne parleremo anche. E per creare una sorta di arma di distruzione di massa, ragazzi. Quindi questo potrebbe essere un teaser, chiamiamolo così, per l'evento che ci sarà sabato 30 sera alle 8 italiane. Quindi una curiosità molto interessante. Per ora Fortnite non sa ancora, Epic Games non si sono ancora sbilanciati su questa cosa, non si è ancora capito se è un bug o una cosa intenzionale, ma proprio perché non si sono subito sbilanciati a dire risolveremo più presto questo bug, probabilmente si pensa che sia proprio una cosa intenzionale. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è della schermata di caricamento dell'evento, ragazzi. Una schermata di caricamento dove si vede il nostro Mida, che adesso vi faccio vedere, che voi vedete. E dove si vede il nostro Mida che accarezza la teca con all'interno l'armatura simile a quella di Uragano, se possiamo dire così, dove all'interno del casco si nota una sagoma, una figura, c'è qualcosa dentro al casco, ragazzi. Se notate bene, si possono scorgere due occhietti, due lucine più che due occhietti, quindi qualcosa si presenta all'interno di esso. Infatti questa skin, questa armatura appunto, sarà una skin leggendaria a tema proprio con l'evento, che adesso vi faccio vedere questo gameplay, breve breve gameplay 360 per farvi capire come l'armatura, che avrà anche un mantello con essa e quindi 2000 V-Bucks per ottenerla. Probabilmente uscirà con l'evento, quindi il 30, sabato 30, subito dopo l'evento, comunque nello shop subito dopo, che avverrà alle 2 del mattino di domenica, nella notte tra sabato e domenica. E quindi un'altra cosa molto interessante, ma non è finito qui, perché vabbè, come potete vedere nello sfondo si nota il Doomsday, quest'arma di distruzione di massa, che probabilmente distruggerà l'agenzia. Vi dico probabilmente perché nei file di gioco sono state trovate queste immagini che fanno appunto capire che l'agenzia verrà rasa al suolo, diventerà una specie di piazza enorme, da quello che si è capito, e quindi staremo a vedere. Ma un'altra cosa ancora, penso forse la più interessante, se voi guardate bene bene nel riflesso della teca dove è custodita questa armatura, potrete notare un viso molto familiare, ragazzi. Un viso familiare perché, se ben ricordate, ve ne avevo anche parlato in un video precedente, questo viso è proprio lo stesso viso che troviamo qui. Allora, ragazzi, se andate nella sezione Pass Battaglia, andate nella sezione agenti, cliccate su Mida e quel viso che vedete è proprio questo in basso a destra, che se riesco vi prendo un'immagine più ben definita che vi farà vedere la skin, ragazzi, cioè la skin, o meglio la figura in questione. Lo vedete a fianco a questo affare che suona, in poche parole, ragazzi. E probabilmente questa sarà una skin del pass della stagione 3 capitolo 2. Quindi non
nello shop, ma la cosa più interessante, se quello che ben ricordo da una volta che avevo detto anche precedentemente quando l'ho fatta vedere la prima volta, questa dovrebbe essere la sorella, se non erro, correggetemi nei commenti se sbaglio, di Mida, quindi un'altra cosa molto molto interessante, ragazzi. Prima di salutarci, volevo solo farvi notare che se non avete ancora loggato su Forze dopo l'ultima patch, sono stati aggiunti dei nuovi stili ai picconi e ai backpack del set di Maya. Quindi c'è un set, scusate, uno stile per ogni tipologia. Ad esempio c'è lo stile urbano, lo stile mimetica urbana, lo stile mimetica foresta, lo stile mimetica, adesso non mi ricordo, cioè comunque ce ne sono 4 o 5 di stili, sia dei piccone che del backpack, che vi sto facendo vedere in questo breve spezzone, quindi li troverete gratuitamente, sono inclusi nel vostro armadietto se avete già sbloccato piccone backpack appena loggate su Forza. L'ultima curiosità, dovrebbe apparire a breve anche il timer sulla agenzia, che come vedete da questa immagine. Ultimissima cosa, prima di lasciarci sono state leakate alcune immagini relative all'evento, quindi da adesso ci potrebbe essere il piccolo vero spoiler dell'evento. Ragazzi, sono immagini, non c'è il video dell'evento, non si vedrà niente, ma sono semplici immagini. Le immagini sono queste, ve le faccio vedere una per volta. Si vede, lasciate perdere la location, ragazzi, è solo per far capire le dimensioni, diciamo, la vastità dell'edificio, ragazzi. Lasciate perdere che ci troviamo magari a Corso Commercio, però è per far capire che l'agenzia verrà distrutta, quasi completamente rasa al suolo, e la motivazione è perché il Doomsday sotto di essa creerà un'esplosione, perché sì, ragazzi, quel Doomsday che vedete nella stanza di Mida è quasi al 100% posizionato al di sotto dell'agenzia, quindi negli scantinati, diciamo. E quindi verrà rasa al suolo, si creerà un mega buco, diciamo un mega cratere, e quindi rimarrà così probabilmente fino alla nuova patch 13, quindi con la stagione 13, che ci porterà nella nuova season, con la quale probabilmente verrà ricostruita, ma non completamente. Si verrà a creare una specie di piazza, piazza al posto dell'agenzia, dove si troverà un po' di loot, ma non si creerà più l'edificio che conosciamo adesso. Quindi mi raccomando, presenti per l'evento che vi aspetto, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Prima di lasciarci, però, giusto mentre stavo registrando, montando ed editando questo video, Epic Games ha deciso di rilasciare le sfide e con esso ha rilasciato una cosa molto interessante. Voi vedete questo pacco regalo di Mangio 29, vediamo se è quello che penso. Apriamolo, intanto lo ringrazio. Eh sì, ragazzi, perché adesso vi spiego meglio. Intanto la riscattiamo questa schermata di caricamento assalto all'agenzia. E queste sono le sfide che vi dicevo, ho già caricato i video delle sfide magari un pochettino più complicate nel canale, le trovate in una playlist apposita, ottimo lavoro, grazie. Andiamo nell'armadietto, no, nel negozio oggetti, ragazzi, se voi andate nella sezione di destra, oltre ad aver implementato la nuova skin Ombra Rinnegata, noi troviamo assalto all'agenzia, ragazzi, potrete solo regalarla, non potrete acquistarla voi e costerà 0 V-Bucks, quindi una schermata gratuita nello shop per farsela regalare. Mi raccomando, basta chiedere a un proprio amico, vediamo un po' se c'è qualcosa di complicato. Proviamo a regalarla a qualcuno, magari qualcuno che non ce l'abbia già. Proviamo un po' a regalarla a Ghedino, vediamo un po' se funziona, se ce l'ha già oppure no. Gli facciamo il pacco regalo e vediamo se parte. Probabilmente forse ce l'ha già, chissà. Consegnato, regalo consegnato, quindi regalo andato a buon fine. Per regalare avete visto come fare, mi raccomando, un bel like. E concludiamo andando a vedere, vabbè, innanzitutto l'armadietto, abbiamo questa bellissima schermata e vi faccio notare solo questo piccone che ha questa icona, diciamo, sopra, molto interessante perché è la stessa della Recon Expert nel suo cappello. Se andiamo nella sezione pass battaglia, ragazzi, queste sono le nuove sfide. Quindi abbiamo a terra l'agenzia, sopravvive cerchia la tempesta, apri un forziere bloccato delle fazioni spia in base a diversi della spie,
Nuoto oltre i portali all'agenzia, ho fatto un video di questi, eliminano scagnozzo, in più rifugi ragazzuoli, quindi semplici semplici, ci daranno ognuna un premio diverso. Qui abbiamo il piccone che avete visto nella schermata di caricamento, qui non abbiamo niente, qui abbiamo la wrap e se le completiamo tutte dovremmo avere, esatto, il deltaplano, anche qui con l'icona, quella della Recon Expert, quindi probabilmente stasera, stanotte uscirà nello shop, chi lo sa, se esce, mi raccomando, sarò lì a fare un bel video e caricarlo su YouTube. Direi che le novità per questa patch finiscono qui, se dovessi scoprire altre cose interessanti comunque vi farò un video, comunque ve lo pubblicherò su Instagram, LoloD47, noi ci vediamo in live su Twitch per l'evento, mi raccomando, canale LoloD47 anche lì, per l'evento, sabato 30, ce lo vediamo assieme, mi raccomando, venite, lasciate un bel follow, che ce lo vediamo tutti assieme, ragazzi, mi raccomando, anche per i regali dello shop, ci vediamo sempre su Twitch, un bel like, codice creator LoloD47.